Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione di un nuovo Nokia G22, uno smartphone economico che puoi riparare da solo a casa grazie alla collaborazione con iFixit. Prima di andare avanti, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della confezione, ovviamente riciclata, troviamo oltre il nostro smartphone. Cover in silicone trasparente di buona fattura, libretti di istruzioni, spillino per l'Ivano SIM, cavo di ricarica USB-C, USB-C. Non abbiamo nessun caricabatterie all'interno. Nokia G22 è realizzato completamente in policarbonato di discreta fattura. Il frame è piatto, con una trama opaca, il retro è lucido e trattiene abbastanza le impronte. Nel complesso è uno smartphone che si tiene bene tra le mani e non è scivoloso. Il modulo delle fotocamere sporge leggermente, ma si è posizionato su una superficie piana e abbastanza stabile. È disponibile in due colorazioni, una blu e questa grigia, ed abbiamo la certificazione IP52 per resistenza ad acqua. Le dimensioni sono 165x76,2 x 8,5 mm di spessore, per un peso di 196 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento che integra i sensori degli elettroni digitali, che è preciso e veloce. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM più la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo jack da 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C, altoparlante di sistema che è mono. Nella parte superiore non abbiamo nulla. Sul retro abbiamo il modulo delle fotocamere. Parlando invece di display, Nokia G22 monta un pannello LCD IPS da 6,5 pollici diagonale con risoluzione HD Plus 720x1200 pixel e un refresh rate fino a 90 Hz. La luminosità massima arriva fino a 400 nits, quindi appena sufficiente sotto la luce diretta del sole. Nel complesso i colori sono buoni e discreti gli angoli di visione. Non abbiamo di serie una pellicola preapplicata e la protezione dei display è una Gorilla Glass 3. Parlando invece di hardware, Nokia G22 si affida al classico processore Unisoc T606, un processore octa-core che offre una buona efficienza energetica, ma delle prestazioni un po' sottotono. La GPU è una Mali G57, affiancata da 4 GB di RAM più 2 GB di RAM virtuale e da 64 o 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Parlando invece di connettività, abbiamo il supporto al 4G LTE, abbiamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, abbiamo i vari GPS ed è presente anche chip NFC per i pagamenti. Presente il jack audio e l'audio in mono di discreta qualità e potenza certificato OZO. Parlando invece di batteria, Nokia G22 monta una 5050 mAh. L'autonomia vi porta senza problemi a coprire quasi 2 giorni di utilizzo. Supporta la ricarica a 20 W e ovviamente non è presente la ricarica wireless. Il kit fotografico di questo Nokia G22 è composto da una fotocamera principale da 50 megapixel f1.8 e poi abbiamo le classiche due inutili da 2 megapixel per macro ed effetto a profondità. La fotocamera frontale per i selfie invece è una 8 megapixel f2.0. Le prestazioni fotografiche del sensore principale con buona luce sono più che accettabili. La velocità di scatto è davvero superiore rispetto ad altri smartphone della stessa fascia di prezzo. Buona la gamma dinamica e buoni i singoli dettagli. Di notte con poca luce viene in aiuto la modalità notte che purtroppo non fa miracoli. Sufficiente invece la fotocamera frontale per i selfie.
I video invece si registrano fino al 1080p a 30 fps, con una buona messa a fuoco ma senza nessuna stabilizzazione. Parlando invece di software, questo Nokia G22 arriva nel 2023 ancora con Android 12 e le patch di aprile 2023. Nokia garantisce 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza per questo G22. Nel complesso abbiamo un software Android stock, semplice e senza fronzoli. Abbiamo le classiche app di Google, Gesture, modalità scura e anche la radio FM. Non ho notato lag o bug particolari. Ovviamente non è velocissimo, il processore fa da cono da bottiglia, comunque riuscirete senza problemi a gestire tutte le app disponibili e anche un po' di gaming leggero. Ora parliamo del sistema di autoriparazione di questo G22, che Nokia chiama Quick Fix, in collaborazione con i Fixit e con questo toolkit. Potete smontare lo smartphone in circa 15 minuti. Una volta smontato completamente, ci si trova di fronte a dei blocchi interamente sostituibili ed acquistabili online con consegna in pochissimi giorni. Ad esempio, potete acquistare il connettore per la ricarica USB a soli 20 euro e la batteria per soli 25 euro. Lo schermo lo pagate meno di 50 euro. Ovviamente il kit di accessori, i Fixit, se non lo ricevete con lo smartphone, si può acquistare per circa 5 euro insieme ai ricambi la prima volta. Potete trovare il G22 sul sito Nokia oppure su Amazon ad un prezzo che oscilla intorno ai 199 euro. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, sono da fare i complimenti a Nokia, che cerca di portare sul mercato un prodotto realmente sostenibile, in modo di cercare di ridurre l'impatto dei rifiuti tecnologici nell'ambiente. L'idea è buona, ma con un hardware leggermente più potente sarebbe stato molto più interessante. I punti forti sono la possibilità di autoripararlo, ovviamente spendendo poco, e 3 anni di aggiornamenti software garantiti. I punti deboli sono la mancanza di un processore leggermente più potente, e nel 2023 è inaccettabile far uscire smartphone ancora con Android 12. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!